Carissimi amici miei, italiani, europei e di tutto il mondo, vi abbraccio a tutti e vi do un grosso bacio per tutti. E vi faccio i miei auguri di Buon Natale, in quanto sicuramente questo è l'ultimo video prima di Natale. E vi faccio tanti auguri di Natale e con un piccolo albero e con Gesù Bambino. Auguri per tutti e un abbraccio per tutti. Ora volevo fare un altro video su un prodotto che si chiama panelle. Precisamente si chiamano panelle. Queste panelle sono fatte con un ingrediente di farina di ceci, acqua, olio di seme, sale, pepe e un po' di prezzemolo. Queste panelle vengono fatte specialmente nella bellissima città di Palermo e si mettono, quando sono preparate queste panelle che io vi farò vedere, si mettono in mezzo a un panino o un semplice o qualcosa del genere, ricoperte di sesamo. E sulle panelle si mette una spremuta di limone. Queste panelle sono, non sono a contenuti di calorie, sono con poche calorie e non fanno male. A Palermo se ne usano parecchie e tutte, quando vado a Palermo mi piacciono perché sono di mio gradimento, no? Speriamo che siano di vostro gradimento, perdonate perché io sono un po' emotivo, un po' timido e forse mi spiego pure male, perciò vi chiedo perdono a tutti e penso che l'avete capito che sono così, però man mano vado parlando, man mano prendendo confidenza e cercherò di spiegarvi tutto per bene. Questi sono gli ingredienti per fare queste famose panelle, che sono dopo per una grandezza di 5x10. Perciò sono piccoline e adatte per mettersi in mezzo a un panino. Perciò questa è la farina di ceci. Spero che voi conoscete, cioè gli italiani sicuramente mi capiscono i ceci cosa sono, ma per le persone che non capiscono l'italiano, perché non perché sono ignorante, perché io parlo solo italiano, forse male, e siciliano. Perciò se a me mi dicono un prodotto francese, giustamente io non lo capisco, ma non sono ignorante. Sono dei ceci. I ceci sono piccolini, rotonde così. E questa è una farina, come dicevo prima, di ceci. E questa farina si mette dentro una pentola. Prima si prende 1,5 litri di acqua, che vi faccio vedere. Questo è 1 litro di acqua. Questo è 1 litro di acqua. E questa preparazione serve per l'ingrediente per 6 persone, perciò questi ingredienti che io vi farò vedere servono per 6 persone, perciò per 6 persone si prende 1,5 litri di acqua, questo è 1 litro, e dentro l'altro mezzo litro. Perciò ho messo nella pentola 1,5 litri di acqua. 1,5 litri di acqua. Dopo prendo questa farina di ceci, se puoi avvicinare un po' così la vedono gli amici miei, si vede bene. I ceci sono delle come le palline piccoline, e speriamo che tutti mi comprendete. Ceci, farina di ceci. Anche facendo la introduzione penso che si prende questa farina per 6 persone, perciò 1,5 litri di acqua, mezzo chilo di farina di ceci, mezzo chilo, che questa farina di ceci viene messa nel 1,5 litri di acqua poco mescolandola, cercando di non fare venire delle palline nelle cose. Si deve mescolare bene senza fare dei cupoli, perché dopo
dopo vengono male messe intere praticamente. Farina di ceci, ecco, si va mettendo la farina e man mano si va rimenando cercando di non fare arrotolare, diciamo, e fare creare nell'acqua delle palline. Amici miei, come vi dicevo, questo si fa specialmente nella città di Palermo, perciò io mi permetto di chiedere perdono a tutti i palermitani e alla bella città di Palermo, in quanto io non le faccio buone come le fanno loro, perché loro sono professori, maestri in queste panelle qui. Perciò, come dicevo, si prende per 6 persone, si prende 1,5 litri di acqua, 0,5 chilo di farina di ceci, si scioglie la farina di ceci nell'acqua senza fare dei grumi. Dopo si mette del pepe, del sale a volontà, diciamo, dipende come una mangia. Io ce ne metto tanto perché soffro un poco, qua pressione un po' alta, perciò il sale mi sa che non è tanto indicato per la pressione, come dicevo. Allora, del pepe, del sale, mi permetto di, così mi ricordo, e prendo la farina facendo attenzione a faccia a grumi, condito con sale, pepe e passate al fuoco lento. Io aggiungo, per conto mio, questi palermitani non lo mettono, per conto mio, in quanto mi piace, aggiungo del prezzemolo tritato, che già avevo tritato, del prezzemolo, questo è il prezzemolo, no? Che già avevo tritato, lo aggiungo, perché a me mi piace tanto il prezzemolo, ne mangio parecchio, aggiungo del prezzemolo. Dico, nelle palermitane mi sa che non lo mettono perché non occorre, però se una non vuole mettere, più cose mette meglio è. E si continua a mescolare. Il pepe l'abbiamo messo, metto un po' di aglio, un altro po' di pepe e metto pure fredda, attenzione, non faccia con un condito con sale e pepe, passate su un poco più male, e scoprite il composto, non so, e aggiungete olio di seme, non olio d'oliva, olio di seme. Mettete voi quello che volete mettere, certo, né un litro né mezzo litro, mettete quello giusto, diciamo, no? Dopo si prende il giusto, la pentola che dove sono state messe tutti questi prodotti, e si mette a fuoco lento e si fa cucinare per circa 15 minuti, per fino a che il composto si distacca dal fondo della pentola. Circa 15 minuti e basta. Dopo vi dico la continuazione per poter fare queste panelle. Attualmente ho messo 1,5 litri di acqua, 0,5 chilo di ceci, di farina di ceci, un po' di aglio, un po' di pepe, dell'olio di semi e poi ho aggiunto, per conto mio che mi piacciono, ho aggiunto quelli del prezzemolo tritato. Ora tutto questo condimento che si trova in stato liquido lo metto sulla cucina a gas e lo faccio cuocere a fuoco lento, mischiando sempre per non farlo attaccare al fondo della pentola. Vado a fuoco lento per non lo fare, diciamo, bruciare di sotto, fino a che si
30 cosine così, vedi, tutte come una crema, diciamo, no? Quando non si attacca nel fondo della pentola, l'ho rimischiato, sono quasi 20 minuti che l'ho messo avanti e indietro per non far fare dei grumi e per non far attaccare nella pentola, in quanto sennò si forma del brutto sapore dopo in fondo. Ora tutto questo qui che io abbiamo fatto, versiamo qui, io ho messo della carta al forno per non lo fare attaccare nel tavolo, però è meglio usare una lastra del marmo se uno è fornita. Se non è fornita, niente, io uso questo qui. L'emozione, perché non mi spiego tanto bene, perché io sono così, non sono abituato. Io l'attore non lo potevo fare in quanto mi emoziono parecchio, poi sono brutto pure, perciò non potevo fare l'attore per due motivi. Si è formata come una crema di latte, che io piace tanto mangiare la crema di latte, però ecco perché mi sono ingrassato parecchio. Però non è una crema di latte, è una crema di ceci. Lo prendo fino in dopo per incontro. Che peccato lasciarlo, no? Nel tavolo fino a farlo diventare sottile. A farlo diventare sottile. Bello, piano piano. Io è la prima volta che lo faccio, perciò perdonatemi se no sono. Faceva il ferroviere, non faceva il fuoco, perciò cerco di... Mi sono arrangiato sempre nella vita a farmi del mangiare, diciamo, a modo mio. Ma sono arrivato fino a questa età, vuol dire che l'ho fatto buono a mangiare, no? Quarant'anni sono stato a Roma, stavo da solo e mi facevo, mi preparavo tutto così, no? Sottile. Da. Ecco, amici miei cari, ora l'ho sparso tutta nel tavolo e l'ho fatto quanto più fina possibile. Voi, se riuscite a farla più fina, la fate più fina. A me mi sembra che mi è venuto un po' spesso, però non più di tanto l'ho potuto fare perché non sono tanto bravo. Mi sembra che ora questa qui è l'impasto. L'impasto si tagliano dei pezzettini 5x8 su per giù e si friggono sull'olio, con l'olio di semi, e si fanno solamente arrosolare e basta, e non fritti, un piccolo rosolamento, diciamo, che diventano un po' col d'oro. Ecco, amici miei, ora io questo impasto qui lo divido a pezzettini su per giù 5x10, un rettangolo 5x10, così si prende e si mette nella padella con olio abbondante, olio di seme, se volete con quello d'oliva, no? Ecco, ci si può giù 5x10, non è che
la misura deve essere proprio, diciamo, tassativamente 5x10. Ho messo la carta a forno per non far appiccicare, diciamo, per non appiccicare. Se meglio usate una lastra del marmo, nella lastra del marmo non si fa. Ecco qui, ho cercato di farla su per giù come dice 5x10, però non è che tassativamente deve essere 5x10. Ecco, amici miei cari, questo speriamo che sia di vostro gradimento, perché beh, ogni paese ha i suoi gusti, diciamo, a volte un gusto piace, un gusto non piace. Io ho avuto la fortuna di girare tutta l'Europa e tante cose mi sono piaciute, diciamo, il mangiare rumeno, quello polacco, francese, perché in Francia, sapete, si mangia parecchia zuppa, che è la zuppa che mi piace. E sono stato in Venezuela e ci stanno dei cibi prepari, diciamo, che mi piacciono parecchio. Ora faccio vedere come vengono, mentre comincio a preparare altre pezzettine. Voi cercate di farle meglio, perché io sono un pasticcione, diciamo. Sono sicuro che voi lo farete meglio di me. E di nuovo ribadisco, vi chiedo perdono ai parlamentari, perché sicuramente vederanno un po', però io ho cercato di farlo quanto meglio possibile, diciamo. Allora non vengono, però anche l'olio d'oliva verranno gustosi, secondo me. Però il meglio olio di seme per me è sempre un problema di peso, magari, insomma, l'olio di seme è meno, c'è meno calorie. Ecco amici miei, già sono pronto per poter mangiare. Io vi faccio tanti auguri di nuovo, di buon Natale e un felice anno nuovo. Queste qui ora, se volete, se le preparerete, insomma, se vi piacciono, non lo so, sono già pronte. Si devono friggere per poco, fanno indurare solo. E dopo metterle in mezzo a un panino, oppure mangiarle così, però è meglio mettere un po' di succo di limone e chi ci piace mettere pepe. Ecco qui, sono venute gustosissime, mi dovete credere, non vi dicono la bugia. Forse non sono venute come farli con le metane, diciamo, bene, come formato, come cosa, sono venute un po' più spesse, però sono venute gustosissime. Io ho seguito una ricetta nel libro scritta bene, diciamo, è venuto proprio, sono venuto proprio gustosissimo. Vi prego, se volete, fatele. Vi auguro buon appetito e che di nuovo tanti auguri. Vostro Giuseppe, amico della Sicilia. Buon Natale e felice anno nuovo 1900. Purtroppo non lo vorrei dire, ma 19. Sì, è bello perché viene l'anno nuovo, però un anno nuovo mi sento più pesante qui un po'. Mi sento un po' più pesante. Tanti auguri a tutti, a tutti, a tutti, a tutti auguri.